Buongiorno a tutti, oggi vi insegnerò a giocolare con tre palline. Partiamo subito dalle palline. Che palline usare? È un grosso problema. Molta gente parte con le palline da tennis. Secondo me è un grosso errore perché per partire bene bisogna avere delle palline adatte, delle palline buone. Non dico professionali, ma decenti. Se sono palline da tennis, prima di tutto rimbalzano tantissimo. Quindi ogni volta che cadono, rotolano tantissimo, rimbalzano e sono difficili da recuperare. Secondo, sono davvero schifose, sono ruvide, fanno anche male alle mani. E terza, sono troppo leggere secondo me. C'è bisogno di palline un po' più pesanti, tipo questa. Questa è una pallina semplicissima, si trova sui 3 euro, diciamo. Quindi con 9 euro riusciamo a portarcene a casa 3. E soprattutto diciamo che secondo me non è buono partire con palline piccole. Molta gente parte con palline grandi, la metà di questa, diciamo. Secondo me non è adatto perché sono troppo leggere, quindi essendo troppo leggere e troppo piccoline sono difficili da prendere. Visto che state ancora imparando vi conviene avere palline più grandi, così potete lanciarle meglio, prenderle meglio. Se sono troppo piccole il tiro è impreciso, perché dovete sapere che più grande e più pesante la pallina più preciso sarà il tiro, perché più leggera è più viene spostata, diciamo, nel tiro. Queste sono proprio le basi. Ok, partiamo dal movimento di una pallina. Questa è una pallina giustissima, come vi ho detto. Partiamo da una pallina. Vi consiglio di partire dalla mano destra. Non vi sottovaluto, ma partiamo proprio dall'inizio con una pallina. Osiamo con una pallina. Dai che ce la fate con niente. Una pallina, il tiro, partiamo dal tiro, deve essere incrociato a livello dell'altezza della testa. Quindi lo continuiamo a lanciare così. Il movimento sarà questo, dall'interno. Continueremo a lanciarlo a X, diciamo, ad altezza testa. Una volta che abbiamo preso la mano, ma direi che è già difficile sbagliare questo, passiamo alla seconda pallina. Io per comodità uso queste palline professionali. Guardate che belle che sono. Ok, cominciamo. Il movimento con due palline è lo stesso, solo più complesso. Io i principi della giocoleria ve li spiego in un modo tutto mio. Diciamo che molta gente, quando le dà in mano due palline, si mettono a fare questo. Questo non è giocoleria, questo non so neanche cosa sia, ma il modo giusto di giocolare con due palline è questo. Ok? Vedete che non si incrocerà mai così. Quindi io, per spiegarvi non fare questo movimento che so che molti di voi faranno, io vi impongo a porvi in testa, mi è caduta perfino a me, di fare un muro invisibile. Fate finta di avere un muro invisibile tra le due mani, così voi pian piano vi abituate di testa a non sbattere qua. Ok, il tiro analizziamolo, è lo stesso tiro che abbiamo fatto. Un altro principio sarà che voi avete le mani troppo piccole per avere due palline sulla stessa mano, quindi quando sta per arrivare una pallina vi liberate la mano, se no non ci starebbe. Ve lo spiego così che è molto semplice. Quindi la pallina la lanciate, altezza testa, sta per scendere sulla mano. Dall'interno, poco prima che arrivi, la lancerete sempre a stessa altezza. Vedete? Sempre ponetevi un'altezza, al massimo fate un pochino più alto, come siete più comodi, ma il tiro deve essere sempre alto uguale. Partite dalla mano destra se siete destri e fate pratica. Continuate a provare. È solo questione di pratica. Una cosa fondamentale della giocoleria è che non è competizione, non è una gara chi impara prima. È solo passatempo, voi divertitevi, mettetevi rilassati e provate a fare questo giochetto. Chiamiamolo giochetto. Ok, vi riesce? Non mettetevi di fretta, deve essere un relax. Se non ci riuscite, fermatevi, fate una pausa, bevete una cioccolata, poi riprendete. Non mettetevi di stress proprio, perché è solo divertimento. Ok, continuiamo a guardare il movimento, vediamo che pian piano lo capiamo. Dobbiamo farlo anche dall'altra parte, una volta che abbiamo imparato, quindi partiamo dalla sinistra e vediamo che pian piano impariamo anche così. È un movimento abbastanza difficile perché non è nei nostri usi comuni un movimento del genere, però vediamo che pian piano possiamo partire anche meglio. Un altro esercizio che vi do è questo, partire con due palline su una mano, lanciare sull'altra mano, come vi ho insegnato a tirare, e tirare e partire. Quindi velocemente è così, hop, hop, vedete? Ok, il movimento, quando l'abbiamo capito, ci vuole un po' di esercizio, e quando l'abbiamo capito, che ripeto è tiro interno, alto, e quando sta per arrivare sulla mano la tiriamo un po' prima che arrivi, vedete, oppela là. Ok, una volta che l'abbiamo capito possiamo passare alla terza pallina.
Però mi raccomando, dovete aver imparato molto bene questo esercizio con entrambe le mani. Continuate a provare e riprovare finché non vi esce bene prima di passare all'altra pallina, perché sarà molto complicato. Perfetto, è arrivata la terza pallina. Allora, uno dei principi è partire sempre dove abbiamo due palline, nella mano dove ne abbiamo due. Vedete il silicone? Ok, abbiamo qua due palline, se siete destri partite con due palline sulla destra e partiamo. Lanceremo questa pallina, la prima, quella che abbiamo davanti, la tireremo con un movimento di polso. Nell'altra mano, come vi ho insegnato. Poco prima che arrivi, il movimento sarà sempre lo stesso, la ritiriamo e la fermiamo. Per ora fermiamoci qua. Quindi, stesso movimento di prima. Lanciamo la pallina, rilanciamo e la fermiamo. Lanciamo, lanciamo, rifermiamo. Tac, tac, fermiamo. Ora passiamo con la sinistra con due palline. Stessa cosa di prima. Lanciamo, lanciamo, ci fermiamo. Lanciamo, lanciamo, ci fermiamo. Continuate a esercitarvi così finché non vedrete che i tiri rispetteranno la vostra volontà e saranno sempre più o meno alti uguali. Al massimo più o meno, cioè giù di lì, insomma. Continuate a provare. Quando vi sentite proprio temerari e vi sentite bravi e pronti, aggiungiamo un palleggio. Cosa dite? Quindi lanciamo 1, 2 e 3 e ci fermiamo. Rifacciamo. 1, 2, 3, 4. Vedete? Pian piano aggiungete i palleggi. Ora aggiungiamone ancora un po'. Vedete il concetto? Vi faccio vedere un po' com'è il risultato. Ecco. Il risultato sarà questo. Qual è il concetto? Che dobbiamo partire facendo due palleggi. 1, 2. Ok, bravissimi, fate un applauso mentale, urlate, fate quello che volete, stavo per cadere. E dopo aggiungete un palleggio. Quindi 1, 2, 3. Perfetto, aggiungiamo. 1, 2, 3, 4. Continuate, continuate, continuate finché non avrete capito benissimo come fare. Perfetto, rieccoci qua, abbiamo cambiato inquadratura per farvi vedere delle cose importanti. A noi una cosa molto importante sarà, la regia vi dice che non si vedono bene i piedi, ma vabbè, se capite, dovete giocolare in modo molto rilassato perché è un relax, mettetevi a giocolare. Io avevo cominciato quando andavo a scuola, ero stressatissimo, due scatole con la scuola, ho cominciato a giocolare, ho trovato un relax assurdo, meglio di leggere un libro, meglio di andare a correre, meglio di tutto per me. Vorrei che anche per voi fosse così, se non di più, chi lo sa. Allora, perfetto, partiamo da di lato, mi metto così sperando che voi possiate vedere. Non sono esperto di video, quindi farò schifo, ma ci metto l'impegno là. Ok, dobbiamo metterci rilassati, le gambe un pochino aperte, ma come volete, basta che sia rilassato. La schiena abbastanza dritta, sì. Dovete mettervi a giocolare in modo molto rilassato. La posizione delle braccia, ci tenevo a farvi vedere, che non deve essere distante dal corpo, neanche troppo vicino. Deve essere più o meno a questo livello, così, vedete? Deve essere una cosa molto molto naturale. Le spalle, io quando ho cominciato tendevo a tirare tanto sulle spalle, tipo giocolavo così. Non so perché, ma mi veniva e visto che a tanta gente viene. Dovete proprio stare rilassati. Con le spalle normali, diciamo, dovete essere in posizione naturale, proprio un relax più atroce di così non c'è. Perfetto, allora ripetiamo quali sono i procedimenti da fare per imparare le nostre fantastiche tre palline. Una pallina, tiro a croce, tiro incrociato, diciamo che miriamo un punto che sarà qua, vedete, e dopo scenderà, semplicemente, non c'è neanche bisogno di spiegarvelo, però non so perché l'ho spiegato. Perfetto. Questo è il movimento che useremo sempre nella giocoleria, nei trick principali. Trick, cioè giochetti, insomma. Due palline, hop, hop. Abbiamo la mano troppo piccola, rilanciamo prima che arrivi. Uno e due, rilanciamo. Hop là là. Poi facciamo con l'altra mano. Se siete destri partite dal destro, il primo tiro sarà la destra. Vedete, se siete mancini, per primo fate la sinistra e poi cambiate mano. Pian piano fate pratica, diventate bravissimi. Passate alla terza pallina, vedete? Partite sempre dove ne avete due, se c'è un ripasso, e pian piano fate due palleggi, poi fate un, due, tre, finché non imparate. Diciamo che è fondamentale essere molto molto concentrati. E diciamo, non prendetela troppo seriamente, il mio consiglio personale, buttatela come un gioco, come un relax. L'ho già detto tante volte, lo so, però è questa la giocoleria, è qualcosa che ci fa divertire prima di tutto. Se sbagliate, se vi cade una pallina, che vi succederà molte volte, ve l'assicuro, anch'io sbaglio tantissimo,
Quando vi succederà, rideteci su, ah, che ridere così, però non prendetela troppo seriamente, ah, che palle, devo imparare 300 palleggi per domani, ste robe. Non è un compito di scuola, un lavoro, è il nostro relax, il nostro mondo giocoloso, e godiamocelo, insomma. Ok, fondamentale, partiamo dalla mano con due palline dalla nostra mano più potente, una destra o sinistra, a seconda se siete destri o mancini, e poi il nostro destro, dopo che avrà preso la mano, partirà anche dalla sinistra, con due palline. Quindi avrà due palline sulla sinistra e partirà dalla sinistra. Ok? Ora vediamo, se seguite i miei consigli, cosa impareremo a fare. Impareremo questo. Vedete? I nostri fantastici palleggi con le tre palline. Perfetto. Diciamo che più allenamento c'è, più cose possiamo fare. Questa è la base della giocoleria. Le tre palline, questa si chiama la cascata, vedete? Non so perché si chiami così, però si chiama cascata. Ok. Per qualunque cosa, il mio canale è aperto a consigli. So che non sono bravo a registrare, io a parlare sono una schiappa, ho una faccia, dei capelli tutto assurdo. Però le palline belle, apprezzatemi per questo.